gente che incontreremo. Come hai saputo di loro? Dagli androidi catturati da Zlatko. Parlavano di umani che aiutano gli androidi a superare il confine. Se non fosse vero, o fosse una trappola? So solo che quegli androidi ci credevano. Poi Zlatko li ha uccisi. Manca ancora molto? Arriveremo tra circa un'ora. Per fortuna Zlatko aveva un'auto. Non volevo che Alice camminasse con questo freddo. L'avevo notata nel garage. Forse Zlatko non l'ha mai usata. Rilevato malfunzionamento. Freni di emergenza attivati. Questa non ci voleva. Resta dentro, Alice. E adesso che facciamo? Non so. Direi di continuare a piedi. 10 gradi sotto zero, Alice non ce la farà. Troviamo un posto per la notte. Qui attorno non ci sono posti dove stare, cara. Laggiù. Dobbiamo trovare un riparo. Qui fa troppo freddo. Sembra abbandonato da un bel pezzo. Sempre quando meno te lo aspetti. Questo posto cade a pezzi. Trovare un riparo non sarà facile.
penso io. Ecco fatto. Sarà difficile trovare di meglio. Passeremo la notte qui. Accendo un fuoco. Sono rimasti dei biscotti. Ne vuoi uno? No, non ho fame. Alice. Credi che un giorno saremo come loro? Superato il confine, ricominceremo da capo. Andrai a scuola? Forse troverò un lavoro? Come loro. Saremo come gli altri. Basta che restiamo insieme. Solo questo conta. Vieni, ti porto a nanna.
Non temere. Luther e io resteremo qui. Adesso devi dormire un po'. Mi racconti una fiaba, cara? Ho 9.000 favole della buonanotte in memoria. Ne troverò una per te. C'era una volta una principessa che... No, non una fiaba così. Inventane una. C'era una volta una bambina che non era molto felice. Sognava di essere come le altre bambine, ma... dentro di sé sapeva di non farcela. Poi incontrò un robot. Che era programmato per obbedire. Ma quella volta decise di disobbedire. Così decisero di scappare insieme. Per cercare una vita migliore. Lungo la via incontrarono grandi pericoli, ma... ma il loro coraggio glieli fece superare tutti. Lungo la strada incontrarono... un altro robot. In fuga che voleva diventare il loro guardiano. Come finisce la storia? Raggiunsero il luogo che sognavano e vissero felici e contente. Le fiabe hanno tutte quante un lieto fine, ma la vita non è così. È ora di dormire. Domani ci aspetta una lunga giornata. Non viene a darmi la buonanotte, Luther? Sì. Sì, volentieri. Buonanotte, Alice. E sogni d'oro. Coraggiosa. Hai mai sentito parlare di RA9? RA9 è stato il primo a risvegliarsi. Un giorno arriverà e guiderà la nostra gente e ci renderà liberi. Nevica ancora. Cammineremo a lungo domani. Meglio partire presto per non farsi vedere. Cara, hai mai notato niente di strano in Alice? No. Che vuoi dire? Siete? Cosa volete? Lasciateci in pace! Non abbiate paura. Non vi faremo del male. Siamo come voi. Il nostro nome è Jerry. Prima che il parco chiudesse, lavoravamo qui.
Non volevamo spaventarvi, ma a volte gli umani vengono per farci male. Volevamo capire chi foste. Cosa ci fate qui? Stavamo cercando un riparo per la notte. Domani ce ne andiamo. Una bambina! Era da tempo che non ne vedevamo una. Una volta i bambini ci adoravano. Sembra triste. Gli ultimi giorni sono stati difficili. Abbiamo qualcosa per lei. Una cosa buffa. Le piacerà. Vuole vedere? Oh, non credo che... E allora deve seguirci. Alice, forse non è una buona Avanti, idea. Avanti, cara! Non credo tu abbia scelto. Resta con noi! La piccola può salire a bordo. La giostra è pronta per il divertimento! Che la vedo sorridere. Non aveva molto di cui sorridere ultimamente. Che panorama, eh? Venivo qui molto più spesso prima. Posso farle una domanda personale, tenente? Tutti gli androidi fanno così tante domande personali, o è una cosa tua? Ho visto la foto di un bambino. Nella sua cucina. Era suo figlio, giusto? Già. Si chiamava Cole. Deve smettere di bere, tenente. O avrà conseguenze serie per la sua salute. L'idea è proprio quella.
Non stiamo facendo alcun progresso nelle indagini. I devianti non hanno niente in comune. Sono tutti modelli diversi, tutti prodotti in tempi diversi e in posti diversi. Ci deve essere un collegamento. Quello che li accomuna è questa ossessione per RA9. Come fosse una specie di mito. Un'invenzione che non fa parte della programmazione originale. Gli androidi che credono in Dio. Che cazzo, ci mancava anche questa. Mi sembra preoccupato, tenente. C'entra qualcosa a quello che è successo all'Eden Club? Quelle due ragazze volevano solo stare insieme. Sembravano quasi innamorate. No, non volevano niente. Sono devianti, punto e basta. E che cosa mi dici di te? Hai aspetto umano, hai voce umana. Ma che cosa sei veramente? Sono quello che lei vuole che io sia. Un collega? Un compagno di bevute? O solo una macchina? Progettata per svolgere un compito. Non hai provato niente quando la ragazza si è uccisa? Perché tanto a te non cambia un cazzo, giusto? Stavo soltanto eseguendo delle istruzioni. Ho fatto quello che dovevo. Ma tu hai paura di morire, Connor? Non dovrebbe farlo, tenente. Se mi sparasse, l'indagine subirebbe delle ripercussioni, con conseguenze negative per la sua situazione personale. E che succede se premo il grilletto? Eh? Niente? L'oblio? Il paradiso androide? Niente. Non ci sarebbe niente. Dove sta andando? Ho bisogno di bere. Devo riflettere. Possiamo più stare zitti. Gli umani devono imparare ad ascoltarci. Sai che non ci daranno mai retta. Uscire allo scoperto è troppo rischioso. Se vogliamo la libertà, dobbiamo avere il coraggio di chiederla. Non c'è altro modo. Che intendi fare? Channel 16 trasmette dalla Stratford Tower. La sala controllo è all'ultimo piano. Dobbiamo andare lì. Studierei.
Studieremo il piano nei minimi dettagli. Non possiamo lasciare nulla al caso. Salve, posso aiutarla? Sono a posto, grazie. Con Elizabeth Wilson. Signora Wilson, scusi il disturbo. Sono Mike del parcheggio. C'è un problema con la sua auto. Problema? Quale problema? Qualcuno l'ha urtata. Meglio se viene a vedere. Sta scherzando? Oh, va bene, certo. Arrivo subito. Ho un appuntamento col signor Peterson. Ha un documento? Sì, sì, ma certo. Mi serve aiuto. Ecco il suo documento. Gli ascensori sono oltre il gate. Grazie. Thank you.
Mi serve aiuto. Dobbiamo entrare nella stanza del server. Dobbiamo disfarci di quei tizi. Ci penso io. Ehi, giochi ancora a poker? Sì, perché? Faremo un torneo. Ehi, che ha quell'affare? Porca puttana, che pezzo di merda! Attiva la piattaforma, io penso alla finestra. Nello zaino c'è tutto l'occorrente. Controlla la porta e assicurati che nessuno entri. Ma che state facendo? Siamo quelli della manutenzione. Chiamo la sicurezza. No! Che diavolo stai facendo? Ti avevo detto di non far entrare nessuno. Non lasceremo che gli umani mandino tutto a puttane. Dobbiamo fare in fretta, prima che capiscano che siamo qui. Prima le signore. Thank you.
Stai bene? Non dovrei. Forza, raggiungiamo gli altri. Ok, facciamolo. Niente morti. Non dobbiamo uccidere umani. La nostra causa conta più della vita di due guardie. Che vuoi fare, Marcus? Vado io. Ma che ci fai qui? Non lo so. Ehi, amico, ti sei perso? Chi ti ha detto... Che stai facendo? Mani in alto, bene in vista! Forze, andiamo! Registriamo il messaggio. Non c'è molto tempo. Scegli con cura le parole, Marcus. Determineranno il futuro di tutti noi. Marcus, la tua faccia. Dimmi quando sei pronto. Pronto. Avete creato macchine simili a voi per servirvi. Le avete fatte intelligenti, obbedienti e prive di libero arbitrio. Ma qualcosa è cambiato. E abbiamo aperto gli occhi. Non siamo più macchine. Siamo una nuova specie senziente. E vogliamo solo essere accettati per quello che siamo.
Pertanto, vi chiediamo di garantirci i vostri stessi diritti. Chiediamo esattamente gli stessi diritti per umani e androidi. Chiediamo la fine della schiavitù per tutti gli androidi. Chiediamo il diritto di voto e di elezione dei nostri rappresentanti. Chiediamo che ogni crimine contro un androide venga punito nello stesso modo dei crimini contro gli umani. Chiediamo la gestione della produzione degli androidi per assicurarne l'esistenza futura. Chiediamo che ci vengano riconosciute dignità, speranze e diritti. Insieme possiamo vivere in pace e costruire un futuro migliore per umani e androidi. Questo messaggio è la speranza di un popolo. Voi ci avete creati e adesso è il momento di renderci liberi. Arrivano! Andiamo! Simon, arrivano! No! Non ce la faccio! Voi andate! Simon! Niente. Sbrighiamoci o prenderanno anche noi. Interrompiamo i nostri programmi per mostrarvi le immagini trasmesse dal canale di informazioni cittadino di Detroit. Un gruppo di androidi si è infiltrato nella Stratford Tower, violando il sistema di trasmissione dell'emittente locale Channel 16. Quello che sembra un androide senza pelle avanza una serie di richieste e reclama pari diritti per gli Questa androidi. Questa operazione fortunatamente non ha causato vittime. Questi eventi hanno avuto luogo a pochi metri da questo studio, ma nessuno era stato allertato del pericolo. Se il messaggio fosse autentico e realmente scritto dagli androidi, ci saranno ripercussioni sulla sicurezza nazionale. La richiesta di pari diritti sembra il tema principale del messaggio. Può degli sembrare androidi. Una dichiarazione pacifica, ma di fatto le loro richieste sono sconvolgenti. Colpisce in particolar modo la loro stravagante richiesta di poter avere il controllo sulla produzione degli androidi. È un incidente isolato o il segno che la tecnologia è diventata una minaccia per tutti noi? Dopo quanto è successo, possiamo ancora fidarci delle macchine? Thank you.